Tele Durruti, da un po' di tempo ho in mente di fare una riflessione sul mutamento, non tanto del gusto, semmai dell'attenzione alle merci letterarie, all'approccio. E nel fare questo scelgo di fare ritorno alla mia persona. Ho la seconda metà degli anni 70, quando mi sono appunto approcciato alle cosiddette nuove avanguardie e c'era in me una sorta di emozione enorme che si appuntava anche sulle stesse, diciamo, copertine dei libri. E ne approfitto oggi per farla questa riflessione. Praticamente era tipo il 1975, avevo iniziato a fare un viaggio. Quando ho tornato, anzi, prima di partire, durante il viaggio, ho passato dalla libreria Feltrinelli di Bologna, quella che sta sotto le due torri. A me piaceva, come si dice, la neoavanguardia, questi dei cosiddetti gruppo 63, questi scrittori che praticamente avevano detto la letteratura di quelle di Moravia, di Pasolini, di Cassola, roba vecchia, ancora ci sta il peso del realismo. Per questa ragione noi vogliamo fare, così disse qualcuno, una gita a chiasso, cioè andare oltre la provincia italiana di Ferrovia Locale, per citare Cassola, Pasolini con queste poveri sottoproletarie di Roma che stanno praticamente a quartiere Torpignattara, dove ci sono tutte queste. E praticamente io aveva 19 anni, ero grande, mi piaceva queste cose d'avanguardia. E quindi dicevo, torniamo a quei giorni. Stavo facendo il viaggio in Europa e ho passato dalla libreria Feltrinelli di Bologna, quella che c'è sotto le due torri. Questo qualcuno l'hanno presente. E praticamente avevamo nel 1975 ancora ci stava questo libro lì. Lo vede? Questo è praticamente era il libro di tre scrittori d'avanguardia palermitane: Michele Perrier, Roberto De Maico, Gaetano Testa, La Scuola di Palermo. Praticamente dicevano che pure l'immondizia era cose d'avanguardia. Una collana, questa collana si chiama Le Comete. Hai visto? E io mi ricordo quando ho comprato questo libro. Questa è un'altra copia, ne ho comprato per un'altra e c'è ancora il preservativo sopra. E mi ero emozionate. E quindi queste cose mi piaceva tantissimo. Quasi c'era qualche cosa di magico nel vedere le. Ma mi ho comprato pure questa copertina bellissima di una collana che si chiamava Immateriale. Ed erano tutte cose d'avanguardia. Che dice, ma non si capisce niente. E questo è bello, perché la letteratura va oltre la tutela stessa. Questa collana immateriale, non esiste più questa collana, con questi caratteri così, alcuni li chiamano cassa, altri li chiamano caratteri Le Corbusier. E praticamente vi ho comprato questo libro. A un certo punto ce n'era un altro libro che io volevo, che era molto raro, non si trovava. E me lo regalò un poeta a casa sua, il poeta Milo De Angelis a Milano, che abitava a Via Rosales, dai parti dove adesso ci hanno fatto il bosco verticale, non è più come allora. Allora ci stavano proprio anche i poveri. Adesso ci sta il bosco verticale, questi che si fanno pure le pere del culo. E poi Milo De Angelis mi regalò questo libro. Questo praticamente era l'antologia, sempre nella collana dei comete, del gruppo 63. Questa è un'altra copia che ho comprato a Bologna poco tempo fa, perché tre copie ne ho, tre di queste. Praticamente ci stavano tutti gli scrittori del gruppo 63 e la copertina la fece il pittore Gastone Novelle, che ce l'ho pure qua, non si vede perché. Ecco, questo è Gastone Novelle. Ma torniamo a dove eravamo prima.
L'artista, il pittore che scrisse la novella, scrisse tutti i nomi di quelli che ci stavano al congresso di Palermo. Questo è molto raro, ci sono tutti i racconti dei scrittori. Ne ricordiamo alcuni, ci stava Umberto Eco, ci stava praticamente Alfredo Giuliani, Luigi Malerba, Manganello, pa Balestrino, Pagliarane, Antonio Porto, ci stava pure Sanguinetti, Spatola, ci stavano pure Arbasine. Ci stava pure altri che praticamente non sono proprio vicino. Umberto Eco, l'abbiamo detto. Questo gruppo è stato, questo è un sacco di soldi costa adesso. Mi ricordo pure l'emozione che mi dava vedere questa copertina di questo libro di Manganello. Nuovo commento, che cosa dirà questo libro? Non bastava come fosse praticamente l'immagine apotopraica, apotopaica, di guardare questa copertina. Questo è molto bello, molto. Dice, l'hai letto? Non l'ho letto, ma non importa, perché questo, quando mi viene una malattia, io me lo metto così e me la fa passare la malattia, perché mi ricorda un tempo felice. Ci stava pure questa altra collana, d'avanguardia, sempre fatta dalle Einaudi. Questo è un testo di Roberto De Marco, Telemachia, si intitola. Non ci stanno più questi libri, ma sono cose proprio. E sempre nella collana Feltrinelle dei materiali avevano fatto fuori formato quest'altro libro, John Cage, Silenzio, una roba proprio. Questo pure, se ti viene una cestite, tu te lo metti vicino allo cazzo e la cestite ti passa, perché ci sta la sensazione dell'avanguardia, di qualcosa che, diciamo, praticamente trascende. Dice, ma non si capisce niente, e non importa, ci sta comunque l'emozione di raggiungere una vetta che va di contro il luogo comune. E un altro romanzo, il romanzo più difficile, più che non si capisce proprio niente, ma sta lì la sua grandezza. Lo scrisse per l'appunto uno scrittoio del gruppo 63, Gaetano Testa, detto Tanino, grande amico. Scrisse nel 1968, forse nel 69, pubblicò questo romanzo intitolato 5. Questo è il romanzo più d'avanguardia di tutta la storia della letteratura italiana del secolo Novecento. 5. Quando io mi viene un po' brema, la ragazza mi dice, ci andiamo a scopare, la ragazza dice, no, io che faccio? Mi prendo questi libri, me li guardo e mi passa ogni amarezza, mi passa proprio ogni amarezza e mi ritrovo che sto bene. Poi ci sarebbe pure, ma questa è un'altra storia, Le Mémoires du Baron Mollet. Dice, chi era il Baron Mollet? Era un signore. Ma questa è un'altra storia, ve la racconto un'altra volta. Era un signore che aveva conosciuto Alfieri, aveva conosciuto Apollinaire, e Apollinaire lo nominò barone e segretario. Ma egli non era mai stato mai né barone, segretario, sì, di una rivista, Les Mémoires du Baron Mollet. Ma praticamente vi ho fatto un pochettino di storia di cose che voi non le sapete, perché voi state. Dove state voi? Voi state al romanzo, dice, è uscito il romanzo di Teresa Ciabatti, andiamolo a comprare. No, queste qui ci sta la verità, non lì dove raccontano i detaline di quello, dice, ma mi è venuto male il detalino. Non è quella letteratura, non è detalino la letteratura. E orgasmo, semmai. E qui sta nell'orgasmo. Fammelo rivedere. Teledurruti, Fulvio Abate.